Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo a Triforce Plus, sempre su Made in 2, nello studio nuovo. Ragazzi, scusate le spalle, però abbiamo un po' di casino. Non so come si sentirà quest'altro, però dietro, come vedete, siamo in fase di smistamento, anche per questo gulmo. Sì, i video che purtroppo scarseggiano. Scarseggiano, scusateci ragazzi, però vi ricordo sempre che c'è Highlander su Twix. Io quando mi capita anche vado a fare live su Twix e magari chissà arriverà anche Gulmo anche su Twix. Qui su YouTube non lo abbandoneremo mai. Una volta a posto sto casino apocalittico che è successo. E poi a breve, a brevissimo, diciamo in circa un mesetto, ci saranno belle novità, bei contenuti interessanti, diversi, inerenti sempre al mondo di Made in 2 Italy. Però voi supportateci sempre ragazzi, grazie mille. Mi ricordo sempre, se volete giocare a Tiger, scriveteci su Instagram, vi mandiamo il codicino e voi giocate gratuitamente a questo server. Oggi siamo qui per un argomento che ci siamo accorti di non aver trattato, perché mai trattato, come ben sapete, nemmeno accennato. Abbiamo fatto Gulmo, quanti video? 500 tipo? 450 minimo. E non abbiamo inserito, non c'è diciamo tra i nostri vari tutorial quello delle carte mostro, ragazzi, esatto. Che non è per niente da sottovalutare. Per niente scontato, perché Paschi lo ha sottovalutato alla grande, sì. Ragazzi, che ancora a livello missione 1 non l'ha mai attivato. Però ragazzi, è uno dei pochi delle poche cose che si possono fare anche da livello basso, che sono passivamente interessanti. Le cose passive, ragazzi, su questo gioco Google, siamo all'aeroporto di Ebony, lo so, me ne costa la mano. Google. Le cose passive su, solo su me. Solo su me, assolutamente, ragazzi, mi dissocio da Paschi. Sono molto interessanti, ragazzi, perché come ben Gulmo ci diceva. Come dicevo ragazzi, Paschi ha sottovalutato alla grandissima questa situazione delle carte mostro. Però ragazzi, l'ho lasciato così per fare il video. Perché ragazzi, le carte mostro, come diceva per l'appunto Paschi poco fa, diventano a lungo andare farmando, poi farmando appunto pian piano che si cresce e non solo, diventano dei bonus. Cioè in pratica ragazzi, le carte mostro, come Paschi ha giustamente sottovalutato, sono appunto non sottovalutare, ragazzi, perché danno dei bonus e che cazzo, non riesco a parlare. Ragazzi, le carte mostro, vedete Paschi le ha sottovalutate alla grande, non ce la faremo mai. In ogni caso, continuerò a parlare, Paschi la smetterà di vedete conti che mi fate in queste condizioni. Dicevo ragazzi, le carte mostro sono quasi, secondo me, fondamentali, soprattutto in late game. Questo sì. Perché ragazzi, fondamentalmente cosa vanno a fare? Noi abbiamo queste tre carte che vedete in sovraimpressione e la piccola iconcina che sta luminosinando, che lampeggia. In pratica, acquisendo questa missione ai Paschi, sbloccheremo tre carte mostro. Queste carte mostro, una volta killati, ragazzi, i mostri in sovraimpressione, quindi il Bera, il Yangji e la Scrofa, il signor Metin ci darà, una volta accettate e concluse appunto le missioni, una carta mostro in base appunto alla categoria. E ragazzi, diciamo che farmando e andando avanti con le missioni, le missioni diventeranno innanzitutto sempre più difficili, tra virgolette. Per esempio, adesso abbiamo la missione di uccidere gli animali, probabilmente la prossima sarà di uccidere gli animali. La terza sarà magari di uccidere gli Aid, poi si va al villo 2, poi si va in deserto, poi si inizierà ad andare in monte, eccetera, sempre via via in livello crescente e andando a diventare più difficile, per passatemi il termine, la missione, e otterremo sempre queste tre missioni da fare, cioè uccidere questi tre mostri che vedete, e alla fine dell'uccisione dei mostri che vediamo in sovrimpressione appunto ci darà una carta che troveremo appunto come album nel secondo e nel terzo inventario, nella seconda e terza pagina. In pratica ragazzi, andiamo già nella seconda pagina, per esempio, che è la pagina dei mostri, diciamo, del villo 1, quindi più easy, che alla fine si tratta
tipo come di uccidere dei mini boss, per esempio il Shang-Chi, il Chungmok, Yungulo, per esempio. Bisognerà appunto uccidere questi mostri speciali, tra virgolette, per ottenere queste carte mostro. Come vedete, ragazzi, il mostro in questione ha sia una barra, come se fosse una barra dell'esperienza, sia delle stelline. La barra dell'esperienza si ottiene uccidendo 10 mostri di quel tipo là. E all'uccisione di 10 mostri, completando la barra, otterremo la prima stellina. E dal momento in cui, ragazzi, appunto riceviamo questa stellina, inizieremo ad assaggiare, a pregustare dei bonus passivi che andranno a inficiare sul nostro personaggio, quindi a potenziarlo ulteriormente oltre il classico equipaggiamento, le classiche alchimie, i classici bonus che conosciamo tutti quanti, sia i vecchi player che quelli nuovi. Però ragazzi, la cosa interessante dal punto di vista grafico, no? Vedete quello spazio, il tempio esatto vuoto qua, che una volta iniziato a ottenere le prime stelle, no, inizieremo a vedere il nostro mob materializzarsi in 3D in quella stanzetta là, in modo che abbiamo attivato il bonus di quel mostro specifico e in base appunto al mostro che abbiamo e alle stelline che ha avrà dei bonus diversi. Diciamo che Pasqui, secondo me, alcuni mostri, soprattutto gli animali, hanno dei bonus che possiamo vedere, ragazzi, nell'ultima colonna, ovvero quella dei bonus, in base appunto al tipo di mob che dobbiamo uccidere. Se abbiamo i fratelli, c'è i legami familiari, che dovrebbero essere tipo il Gopep, il Mahon, saranno tutti quanti qua, gli animali, le aid, eccetera. Però possiamo vedere, ragazzi, il tipo di bonus che ci dà andando sulla spadina. Cioè, però ragazzi, Pasqui, appena uccisi il Beira, come vedete, è comparso una spunta sul Beira, che vuol dire abbiamo eliminato quel mob là. Quindi per completare la missione comunque devo uccidere anche altri due, altri. Esatto, devi uccidere la triade dei mostri che ci dice di appunto. E qua non mi aumenta. Non ti aumenta un cazzo fin quando non ottieni le tre carte che ti danno una carta da inserire nel tuo album. Ok, ho capito. Però io sto girovagando perché in questo villo purtroppo ancora devo imparare dove sono posizioni. Però Pasqui, ti stavo dicendo, in pratica nell'ultima pagina nell'ultima scheda di questo dell'inventario delle carte mostro possiamo appunto vedere che tipi di bonus ci danno in base alle carte che abbiamo. Possiamo vedere sia il bonus base che danno, sia di quanto aumenti in base alle stelline. Perché ragazzi, come ho detto, per ottenere le stelline non bisogna altro che farmare questi mob, ottenere la carta. Una volta che abbiamo ottenuto le carte necessarie per completare la barra, che ne saranno sempre 10, 20 in più ogni volta che andiamo avanti, otterremo sempre più stelline, che ovviamente all'ottenimento di più stelline i bonus andranno ad aumentare sistematicamente. Per esempio ragazzi, secondo noi e secondo il signor Medris, come va molto Pasqui il valore d'attacco in generale come bonus, ci sono delle carte mostro appunto che danno il valore d'attacco, che sono appunto questi animali. Come vedete ragazzi, a livello 1 il valore d'attacco diventa 15. Ma la 2 stelle è un bonus passivo. È un bonus passivo, 2 stelle. Cioè abbiamo 3 stelle, 55. 4 stelle, 75. Ma 5 stelle, ragazzi, arriviamo a 100 di valore d'attacco passivo. Cioè abbiamo una missione dei gioielli del biologo, quella sta innanzitutto alla grotta dell'esilio ad Atlantide, passivo ulteriore. Cioè, valore d'attacco, ragazzi, a livelli alti, cioè, è proprio fenomenale. Come... soprattutto se cominciate a farlo da livelli bassi, vi aiuta. Sì. Se lo fate nel mentre che giocate. Vero, sì. Come no? Abbiamo visto anche Gulmo con altri contenuti, abbiamo imparato a capire che Metin tante piccole cose messe insieme, tanti per esempio bonus passivi, missione del biologo, magari carte mostro, magari un bonus su una corazza, un altro su un'altra, cioè ti fanno diventare power, no? E infatti raga, mettendo insieme tutti i piccoli pezzettini, anche se qua non è un po' arrivato, diciamo, ma anche una stella, ragazzi, c'è, cioè, una stella, voglio 15 dire ore d'attacco. 15 ore d'attacco, cioè una stella, una raga, stella abbastanza per ottenere fattibile. 5 stelle dovete farmare assai, ecco, un sacco, ci vuole tempo, perché ogni volta che raga uccidete i tre mob che vedete qua, la carta che vi dà è casuale, non è sempre la stessa. Ah, ok. Quindi vi può dare, per esempio, di queste tre ti dà gli animali, quindi voglio dire, la cosa buona sarebbe fare sempre la missione di livello 1. Però ragazzi, come vi ho detto prima, una volta fatta la missione di livello 1, essendoci animali, forse la missione di livello 2 vi dà ancora gli animali, ma dal livello 3, livello 4 inizierete a killare mob, per esempio di carta di villo 2, villo e quindi Gulmo, per arrivare zone a fare diverse comunque della mappa, non forse del villo 1 si resettano le missioni a un certo punto. Esatto, diciamo la cosa, diciamo, più utile sarebbe quasi solo di fare le missioni degli animali. Tu fai gli animali, li killi, prendi le carte e ogni volta che prendi la carta pigli sempre solo sugli animali, quindi e quindi hai più probabilità di ottenere
ottenere quella carta dell'animale utile, perché per esempio i lupi danno difesa, un cinghiale era attacco, quindi non è detto che ti dà sempre il cinghiale. Però secondo me, raga, in ogni caso comunque iniziate a guadagnare le prime carte mosse, ottenere la stellina, mentre non mi fate il valore d'attacco, intanto mi metto in difesa. Cioè, che può essere un movimento, valore d'attacco, anche legami familiari. Ad esempio, ci sono alcuni mob in generale, cioè, lungo le carte mostro, però per esempio questo è da 10, però a massimo dei 125. Quindi ragazzi, diciamo farvi delle missioni delle carte mostro, come dicevo prima, mano a mano vanno ad aumentare, però otteniamo, poi cioè possiamo... Forza. Possiamo ottenere, ragazzi, un item in particolare che vi permette di resettare la missione. Esempio, arrivo a fare la missione in Yohara, non ci posso in Yohara. Come ci fa? Prendi il libro del reset, mi resetto la missione e riparto dalla missione di livello 1. Quindi okay, faccio gli animali, faccio l'aid, fino a quando riesco ad arrivare. Perché raga, diciamo che resettare per esempio la missione a livello 4, quando sai di poter andare oltre e intanto farmare il resto, perché comunque oltre gli animali, anche i legami familiari e altro vi danno il valore d'attacco, a sto punto si fanno tutte fin quando riesci. Si prende con i Gaia comunque. Esatto, si prende nel negozio dei Gaia, possiamo trovare questi item che sono tipo delle carte, non mi ricordo il nome. Ragazzi, stanno sti mob. Quindi raga, vi stavo dicendo, c'è questo item presente nel negozio dei Gaia che è molto interessante, che appunto vi permette di andare a resettare la missione qualora arrivate a un punto in cui è impossibile, diciamo, procedere. Andare a... Allora, Paschi, come dicevo, uccidendo i tre animali, vediamo che sia in chiama, sia Jay si apre la schermata, esatto, veloce, diciamo. Accende un'altra spia in basso, cioè ottieni la carta mostro. Cliccandoci sopra, otteniamo, prendo sì, una carta mostro che ci abbiamo nell'inventario. Una volta ci abbiamo l'inventario, ci abbiamo la carta mostro di Yangchi, che è quella interessante, Paschi. E andiamo a cliccare tasto destro e a inserirla all'interno delle nostre carte mostro. Se andiamo nella vedi, è aumentato un piccolo pezzo il nostro Yangchi. Ottenuti 10 di questi mob, la linea andrà a caricarsi al massimo e otterremo la prima stellina, che ci permetterà di ottenere il primo bonus passivo per il valore d'attacco. Basco, andiamo alla prossima missione. La prossima missione ci dirà ancora di uccidere l'animale, tra cui la scrofa. La nostra scrofa, signori. Come vedete, ragazzi, le missioni almeno iniziali, ma penso anche più avanti, sono abbastanza facili. Nel senso, accessibile a tutti. Provare, accessibile a tutti. Una volta imparati i posti dei vari mob, sono abbastanza veloci. È vero che vi dovete mettere a farmare comunque, non è che è comunque un farm questo qua. Cercare uccide, però è facile. Cioè, nel senso, fattibile. Per il bonus che danno, io dico che non è la pena. Se per esempio, però. Oh, Chung Mok! Oh! Ma fatta anche quest'altra. Perfetto, Vasco. Chiamiamo il Jay e andiamo a ottenere la seconda carta mostro, sempre nel nostro inventario. Vediamo uno Tigris. Del Tigris, che è appunto una di quelle dei mob da che ci dà il Tigris da killare. Perfetto, Vasco. Possiamo andare avanti con altri animali più una head. Ad esempio scopo il Tigris, ma Aseran. Insomma, come dicevo, ragazzi, man mano come state vedendo dagli animali stiamo passando ai mob un po' più sempre più forti, sia di livello che soprattutto di livello che effettivamente di potenza in sé, no? Quindi ragazzi, abbiamo visto come funziona il sistema delle carte mostro. Come vi abbiamo detto, sicuramente si tratta di farming, sicuramente è appunto tanto farming da fare, perché per le prime stelle, magari per la prima, può essere relativamente facile, ne trovi 10, ne trovi 10 carte, eppure se fatte le missioni andate avanti, avessi tornare, diventa un po' complicato. Però secondo noi, ragazzi, a tempo perso nel mezzo, quindi andate a farti fare le carte mostro, arriva al punto 2, trovi il reset nel negozio, cade, lo pigli e riparti. Poi. Sì, è diciamo che è un sistema introdotto già un po' di tempo fa ormai, ma poco, un po' sottovalutato, secondo me anche da noi. Noi totalmente sottovalutato. Come avete visto. Però ragazzi, una volta saputa di questa utilità così interessante, cioè di ottenere bonus passivi, ricordiamo, passivi, chi si fanno paura, cioè alcuni di questi sono veramente tanto tanto impattanti sul gioco. Valore d'attacco, metti un difesa per chi non regge, un forte contro HP. Raga, sono bonus interessanti e relativamente facili da fare fin dall'inizio. Esatto. Necessario per forza arrivare a livelli alti per iniziare a farle o per raggiungere chissà che cosa, anche perché le bonus utili e buone sono appunto quelle degli animali, per dire che sono facilmente raggiungibili da tutti. Sì. Ed è una delle cose sottovalutate alla portata di tutti. Esatto. Quindi ragazzi, noi vi possiamo solamente ringraziare della visione, ci scusiamo ancora per il casino che vedete qui alle nostre spalle, infatti abbiamo chiuso le luci apposta. Noi ragazzi vi ringraziamo per la visione di questo video, speriamo di farne altri anche del breve, però raga, vi ricordiamo il casino che c'è dietro
è appunto proporzionale ai video che stiamo facendo. Più casino c'è, meno video. Esatto. Troppo, seguite Highlander su Highlander ci tiene vivi, ragazzi, tenendo il Twix. E ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, auguri. Ciao ciao, fratini.